Assemblea dai toni accesi dei dipendenti della Riviera Trasporti, ma nel corso della riunione cosa avete deciso? L'assemblea che si è appena conclusa ha votato e ha deliberato di attenersi in maniera precisa a tutti i dettami del rispetto del codice della strada e della regolamentazione in ordine al servizio. Tutto questo, come posso dire, a nostro modo di vedere, dovrà richiamare tutti gli enti locali, la politica imperiese e la politica genovese, a un preciso rientro e un reinizio di contrattazione rispetto all'integrativo aziendale che è stato disdettato. Allora, i tempi, non ci sono tempi, noi praticamente vogliamo ricompattare il tavolo e pertanto questa disdetta degli accordi non fa altro che far rispettare le regole dei lavoratori, quindi i lavoratori si atterranno scrupolosamente a quelle che sono le regole normative prima di tutti gli accordi praticamente disdettati. E a quel punto il tavolo deve essere ricompattato. Noi abbiamo praticamente messo a disposizione dell'azienda sia un accordo che altri soldi disponibili per salvare questa azienda. Sono stati rigettati in cambio di una disdetta degli accordi che vale tanto quanto. Pertanto è una scusa dalla parte politica che non si vogliono prendere delle responsabilità per salvare questa azienda. Se c'è un altro disegno che la provincia e tutti i soci hanno, che lo dicono bello chiaro, o altrimenti salvano questa azienda e tutti i lavoratori che ci lavorano. Avete chiesto le dimissioni del CDA e del Presidente? Certo, noi chiediamo le dimissioni sia del CDA che del Presidente, anche perché con questa amministrazione a tutt'oggi non siamo riusciti a trovare il cavillo per salvare questa azienda. Se ci sono delle responsabilità che questa azienda oggi ha, tutti questi debiti, sicuramente del CDA e di chi non ha controllato i conti fino a oggi. Andate avanti con gli incontri, quali sono le vostre intenzioni ora per il futuro? Gli incontri fruttuori sono cercare di incontrare il più possibile i politici della nostra provincia e della regione. Noi abbiamo intenzione di andare da tutti i sindaci delle più importanti città della nostra provincia in maniera tale da poter incontrare tutti e cercare di dimostrare ancora una volta la disponibilità dei lavoratori, ma la nostra ferma intenzione di salvare questa azienda. E poi cercheremo di parlare nuovamente con Vesco, con la Paita, in maniera tale che anche la regione si faccia parte diligente in questo processo, che finora non ha visto nessun tipo di risultato.